Donald Trump, per finire, ce l'ha fatta. Sarà il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Un'elezione che ha suscitato però diverse emozioni contrastanti. Noi siamo venuti qui alla Frank University per vedere cosa ne pensano gli studenti americani. Personalmente sostengo Kamala. Non sono quindi completamente soddisfatto del risultato, ma è un processo democratico e dobbiamo rispettarne l'esito. Ho seguito le elezioni fino alle 3 di notte, è stato molto interessante. Sono soddisfatto del risultato. È stato un testa a testa, ma penso che ora finalmente l'America si sia svegliata. Sei soddisfatta del risultato e come hai vissuto queste elezioni? No, sono molto delusa del risultato. No, non ho seguito le elezioni durante la notte. Mi sono svegliato questa mattina con i risultati. Penso che Trump sia stato capace di radicalizzare molte persone negli Stati Uniti. Kamala invece ha usato tattiche politiche più semplici, che però non hanno avuto successo. I repubblicani ora controllano entrambe le camere del Congresso. Potranno quindi far passare molte leggi. E le spese governative verranno sicuramente ridotte. Onestamente ero un po' preoccupato all'inizio, ma poi sono rimasto piacevolmente sorpreso. Harris ha avuto 4 anni con Biden dove poteva ottenere più risultati. Non ho seguito molto le elezioni, ma ho votato e non è stato il risultato che speravo. Cosa ha sbagliato Kamala? Non penso abbia fatto qualcosa di sbagliato. Penso possano esserci stati alcuni pregiudizi per il fatto che è donna. Molti americani sono stati spinti a credere alla retorica negativa degli stati dell'America profonda. E Trump l'ha usato a suo vantaggio. Persone di New York e Los Angeles, tra virgolette l'elite della costa, che si credono superiori. Credo che sia stato determinante il modo con il quale abbiano approcciato i swing state, Pennsylvania, North Carolina e Arizona. Sono preoccupata per i diritti delle donne e per il diritto all'aborto. Questa è la mia più grande paura. Pensi che il tentato assassinio di Trump abbia avuto un impatto sul voto? Assolutamente.